Fiduarsi, perché è meglio, credo. Vi lascio soli, ditemi tutto quello che dovete dire. Grazie, cara, grazie. No, figurati. Ciao. Oh. Oh. Tutto bene, sei tutto sì, in terra? Sono caduta come una patata lessa. No, per carità, mi più tardi. A più tardi. E ora dimmi la verità. Quella ragazza, che voleva? Ha ascoltato i miei problemi, non ci trovo niente di male io. No, niente di male, facciamo una cosa. Tu ora entra in casa e non uscire. Ma io, papà! Dammi un bacio, su, andiamo. Andiamo, dai, muoversi, 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 corri, corri, veloce! Dammi spalla! E ora? Fanno i due, bella ladroncola, dove sei? Ti tratteranno bene. Certo sono esigenti, ma almeno non starai per strada, è sicuro? Esatto, loro hanno contatti, protezioni in alto. Sto mentendo? No, e se ci saprai fare metterai anche qualcosa da parte. Che fai? Mi stai seguendo? Vuoi derubarmi di nuovo? No! Non avvicinarti mai più a mio figlio, altrimenti chiamerò la polizia. Anch'io devo dirti qualcosa, ascoltami bene. Non ti faccio certo tutte le smorfie che fa quella tua fidanzata, ma merito anch'io rispetto. Basta, chiamo la polizia. Ti prego non chiamare la polizia, non ho fatto niente di male, credimi. Giustina! Io non voglio farti del male. Vattene, è il momento opportuno, vattene! No, aspetta! Giustina, sei venuta a darmi il bacio della buonanotte? Sì, signorino Tiago, e voglio raccomandarmi che faccia come ha detto suo padre, che parta col volo di domani. Bene, grazie per il consiglio. Mm-hmm. Ah, ti ho scoperta! Che ci fai qua dentro? Adesso se n'è andato. Andiamo, andiamo! Ma... Non da quella parte, non da quella parte, di qua! Scusami tanto, stai bene? Ti ho fatto male? Niente male, però sei troppo vicina. Qualcuno mi può spiegare che significa questo? I Teen Angels tornano dopo la pubblicità! Ancora emozioni a tempo di musica con i Teen Angels! Piano, 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 sposati, sposati! È un'espressione così per dire, non vuol dire che ci sposiamo, lo capisci? Aspetta, prova ad ascoltarmi, ascoltami. Il tuo papà non ti ha detto niente dei nostri progetti? Eh? Che strano, beh, sicuramente te ne parlerà, sicuramente. È una cosa davvero importante. Tu non dire a nessuno che hai avuto questa conversazione con la futura moglie del tuo papà, va bene? Non mi vuoi come tua seconda mamma, non mi vuoi? Fuori dalla mia camera! Che ti importa? Ehi, piccolo archeologo, perché lui gridare? Io grido tanto quanto voglio, tanto. Voglio parlare con mio padre. Ti ascolto. Certo, io stavo pensando che tua sorella, io voglio molto bene a tua sorella, ma a quanto ho capito non sa cucinare nemmeno una frittata. Una cameriera, è una cameriera perfetta, fidati di me, lascia stare il suo aspetto, lei è anche brava in cucina, sai cucinare, vero? No, d'accordo, allora ho un'idea, andiamo, vieni. Mowgli, questa ragazza vuole farmi credere di essere capitata qui per puro caso. Per disgrazia. Non mi piace, non la voglio come cuoca. Va bene, ho capito, Malvina. Può anche non piacerti, ma questo cosa importa? Non possiamo rinunciare al nostro obiettivo, il tuo matrimonio con Nick, eh? Come va il convincimento di suo figlio? Malissimo. Posso fidarmi? Cosa devo fare perché tu mi creda? Nicky, tesoro, vita mia! Sempre qui con la cuoca, che simpatico, sì. Ho parlato con mio fratello, l'ho convinto ad assumere questa povera disgraziata, sei contento? Ma che dici? Io non sono una povera No, non ti preoccupare, la mia casa è la tua casa, piccina! Vieni, ti mostro stanza per stanza, le camere, i bagni, la cucina, bene. Subito! Amore, fate con comodo! No, per favore, no! Per favore, no! Ti avevo pregato di non entrare in camera del signorino, adesso è tardi, tardissimo! Sapevo che questo momento prima o poi sarebbe arrivato. Vede, figliolo, papà stava pensando con lo zio Mowgli che tu dovresti stare in un posto più adatto.
Forse staresti meglio dentro un buon collegio, con tanti amici con cui puoi giocare, in modo che non debba girare il mondo insieme a noi, con i nostri schiavi, che tu abbia, insomma, una famiglia. Siete voi la mia famiglia. Bambino piccolo vuole far piangere Mowgli. Io non credo sia il caso di piangere. Ascoltami, sai cosa voglio dirti? È vero, noi siamo la tua famiglia. E lo saremo sempre. E ti amiamo tanto, non devi dimenticarlo. Ti amiamo moltissimo. Hai capito? Dai un bacio a papà. Parlare con questo ragazzo è sempre impegnativo. Vado a cambiarmi per la cena. Vi va un po' di verdura? La verdura. Allora quella bruttina non ha mentito, ma io non li farò sposare. La odio, la odio. Tutto bene? Non entrare, se lo fai puniscono me. Giustina ti ha tagliato i capelli. Sono stata io che gliel'ho chiesto. Beh, però non stai male. A te che importa dei miei capelli? Dai, non fare l'antipatica. È il complimento di un amico. Non sei mio amico. E ora vattene. Io non me ne voglio andare. E non andartene. Dico, se non hai voglia. Tutto bene? Sì. Stavo pensando a questa storia del viaggio. Rama vuole andare a Miami per sua madre e Tiago non vuole muoversi. Facciamo un cambio. Come va, Chris? Come ti trovi con gli altri? Tutto bene? Mowgli, questa è una lettera per la mamma. Spedicila domani. Buon riposo, Bauer. Nico non vuole leggere la lettera di suo figlio? No, lasciala lì insieme alle altre. Domani troverò il coraggio di leggerla. Tu non lo puoi abbandonare. Non lo faccio per me, lo faccio per lui. Non può inventare lui favole, il piccolo non essere stupido. Io non ho paura di dirgli la verità, anzi è vero ho paura, ma è meglio così. È troppo piccolo, ha 6 anni, non posso dirgli che sua madre l'ha abbandonato. Piccola! Sveglia, bombom, è tardi, devi... Ehi, piano, sono la nuova cameriera, cielo! Sei stata assunta! Direi piuttosto che non sono stata ancora licenziata, ma quella Giustina farà del suo meglio. Sicuramente. Perché mi guardi, non ti piace il mio cappello? Accidenti, ragazza, tu hai un bel caratterino. Mi hanno raccontato la storia dei capelli. Tu sei bella anche coi capelli corti. E comunque ricresceranno in fretta. Giusto, la mia amica ha ragione. Grazie. Marianella, Mar. Cielo magico. Sono nuova qui, quasi come te. Sei stata cresciuta da un parroco, vero? Perché anche tu non hai una famiglia, immagino. Ehi, tu, hai una casa da pulire. Fila, veloce! Che simpatica direttrice abbiamo. Allora, abbiamo finito. Quasi. Guarda che mi serve per oggi, eh. A proposito, un'osservazione. Non potresti provare a vestirti come una donna decente? Io sono una donna decente. Non si direbbe proprio a vedere come ti vesti. Vado a fare un bagno. Sbrigati con quel lago, per favore. Niente smagliature. Non voglio fili che spuntano, chiaro? Sì. No, io così muoio. Sei troppo affascinante. Ancora quel vestito. E di nuovo questo profumo. Dove vai? Vieni qui. Vieni. Coraggio. Non resisto al tuo profumo. Sei il mio tormento. Piccolo, essere scappato. Scappato? Com'è possibile? Sto arrivando, aspettami. Sto arrivando. Scusa, devo... Hai sentito anche tu, il bambino è sparito. Ma... Ci rivedremo. Vado a trovare la mamma, capisci? Fidati, sorellina.
E se non tornerai, io resterò qua sola. No, non voglio, Rama. Non ti lascerò sola, non ti lascerò sola. Non voglio, portami via, portami via con te. No, sarà come se ci fossi, come se fossi qui. E tu sarai con me. Eh? E se ti succede qualcosa? No, no, ti prometto che non mi succederà niente. Vado a riprendere la mamma e te la porto. Fratellone mio. E Rama? Vado a cercarlo. Io potrei andare al bagno, la cena di ieri sera mi è rimasta un po'. Niente dettagli. Vai e torna. Due minuti. Che facciamo qui? Ci fate lavorare? Bocca chiusa! Si sentono già troppi ragli in questo mondo di asini. Seduti! Attenzione! Ci serve una copia esatta di questa bambola e del suo vestito. Visto? Cominceremo dallo stampo. Occhio tu con quelle dita salsicciotto che hai. Ti dedicherai alla porcellana. E sugli affari del dottor Bartolomeo, silenzio di tomba. È chiaro? Lavorare! O meglio, divertitevi, anche per me. È lui che devi portare all'aeroporto. Sì, va bene, sali davanti. D'accordo. Ci vediamo. Grazie. Starai vicino a mia sorella, vero? Veglierò su di lei come su una futura moglie, come un marito. Ne riparleremo. Dov'è? Deve essere qui. Dov'è? Ciao. Che ci fai qui? Io? Che fai qui? Ti avevo detto porto aeroporto, porto aeroporto. No, 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 io all'aeroporto, tu al porto hai detto. No, tu al porto. No, 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 al ma porto. Che cosa dire? Fai sempre... Quando annunceranno il mio volo dirò a mio padre di andare. E che posso fare da solo? A quel punto tu ti avvicini al cancello d'imbarco, ti mescolo coi passeggeri e faremo il cambio. Benissimo. E questo è il passaporto falso che mi ha dato Shaka. Questo è mio e il cappello. I passeggeri con destinazione Londra con scalo a Miami sono pregati di raggiungere il cancello C19. Ripeto. Bene, pare che sia arrivato il destinazione momento. Londra con scalo a Miami. Il conto, per favore. Sono pregati di raggiungere il cancello C19, grazie. Posso imbarcarmi da solo, papà? Coraggio, figliolo, non prenderla così. Poi dall'altra parte del mondo, ma grazie alla modernità parleremo ogni giorno. E ricordati, tutto quello che è bianco è dolce, tutto quello che è marrone è carne, tutto ciò che è grigio, non mangiarlo. Che insensibile! Nonostante un padre gli elargisca saggezza e insegnamenti. Attenzione, si richiede controllo bagagli immediato alla porta d'imbarco C19. Un bambino, biondo, occhi celesti, vivaci, non l'ho visto. Non trovare. Ripeto. Insomma, ma perché questo ritardo? Ci fate partire, per favore. Ma che diavolo? No, mi arrendo. Anneli. Fino. Che fare lì dentro? Bartolomeo. È finita. È tutto passato, tranquillo. Voglio la mamma. Io non so come spiegarti che a volte papà può fare alcune cose e a volte certe non può farle. Io ti do tutto quello che posso, assolutamente, tutto quello che posso. Però io non posso lasciarti andare dalla mamma. Tu sai bene che lei è malata e che non puoi farle visita. Se vuoi puoi sfogarti con me, se vuoi puoi arrabbiarti, ma io non voglio che tu scappi. Perché mi uccidi. D'accordo, scusami. Certo, certamente. Sì che ti perdono. Già fatto. Ciao. Tiago, il mestiere di padre si impara giorno dopo giorno. E io non posseggo un manuale.
Tu sai bene che tua madre ti ha abbandonato, ma io come posso aiutarti? Per esempio appoggiando le mie scelte. Se nemmeno tu le conosci, non hai idea su cosa scegliere. Ti sto dando l'opportunità di essere qualcuno. Sai quanto mi costa fare tutto questo? Sai quanto lotto?